una vera e propria invasione, incontrollata e caotica. Il Veneto si ribella all'arrivo di altri profughi. Questa gente deve ritornarsene nel loro paese. Li sono già presenti oltre 5.000, ma ogni giorno se ne aggiungono centinaia. I cittadini si mobilitano, come a Bagnoli, a due passi da Padova. Parla, proponi, alla fine arrivano sempre. Qua non può diventare un hub, questo qua è il nostro paese. Per quale motivo? Dall'alto vengono sorpassati i sindaci, vengono sorpassati tutti quanti, perché? Ma da chi? Gli abitanti hanno organizzato ronde per impedire che all'ex caserma aeronautica arrivino altri immigrati. Cristina, è mezzanotte ufficialmente, quindi è partita la ronda. È partita la ronda ufficialmente. E dicono basta anche gli abitanti di Cona, provincia di Venezia. Nell'ex base missilistica sono stati destinati oltre 100 profughi. Il paese conta nemmeno 3.000 abitanti. Minori e nessuni, noi profughi. Siamo molto preoccupati perché un paesino così piccolo, ci conosciamo un po' tutti e abbiamo paura. Ed è record di profughi anche all'ex caserma Prandina, sempre a Padova. Qui si è toccata quota 350. Per far fronte al numero sono state sistemate nuove tende dopo l'arrivo di nigeriani, senegalesi, ma anche congolesi, ivoriani, togolesi. Una tragedia perché chiaramente si sente il disagio, siamo in pieno centro, perciò è difficile gestire una situazione così e so che ne arriveranno ancora, per cui sarà anche peggio. È una bomba pronta a esplodere, quella di Frassinelle in provincia di Rovigo, oltre 100 profughi in una frazione che ha 400 residenti. Per dire no all'invasione, sabato scorso un gruppo di cittadini veneti è andato a Roma a manifestare il proprio dissenso. È avvilente questa cosa qua, non c'è niente da fare. Ormai hanno deciso così e questi restano dentro. Botte, roghi nella notte, risse per bloccare i profughi e la situazione di Quinto, provincia di Treviso, da una parte extracomunitari alloggiati nel giro di poche ore in alcune palazzine sfitte, dall'altra la rabbia dei residenti. Credo che è stata una brutta cosa portare loro qua, perché qua non è un centro per rifugio. Quote raddoppiate in 4 mesi e la macchina dell'accoglienza che ormai è andata in tilt. Il Veneto si prepara a un autunno di tensioni.